41 ora, buongiorno dall'Aria Sotis, buongiorno dalla Radio Ne Parla, 335-699-2949 per gli sms e messaggi WhatsApp, 800-055-103 il numero verde, dunque farmaci in prima parte e poi immigrazione, politiche migratorie e appunto le questioni grandissime dei trafficanti di uomini. Do il buongiorno a Paolo Gradnik, presidente del Banco Farmaceutico. Buongiorno Gradnik. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Inizio da lei perché domani ci sarà una giornata che noi sosteniamo come RAI ovviamente, che è la raccolta del farmaco, una giornata che sempre di più diventa importante per numeri sempre maggiori di persone. Rispetto a quando avete iniziato, Gradnik, quante sono le persone che oggi hanno bisogno dei farmaci che domani verranno donati e come si possono donare? Oggi in Italia ci sono più di 5 milioni di persone in povertà assoluta, noi ne riusciamo a raggiungere poco più di 400.000, 411.000 per la precisione, e il bisogno di farmaci di queste persone è aumentato, solo dall'anno scorso è aumentato del 4%, però è un trend che negli ultimi anni è consolidato, per cui sempre più italiani hanno difficoltà a procurarsi i farmaci che gli sono necessari. Lei poi ci dirà come si può donare, dove, se per esempio anche voi siete favorevoli o contrari a questa ipotesi che è sul tavolo del governo, anche se non tutto il governo è d'accordo, ovvero sia della vendita dei farmaci anche di fascia C fuori dalle farmacie. Anna Rosa Racca, le do il buongiorno, presidente di Federpharma. Buongiorno. Voi siete contrari, appunto, ci spiega perché? Tanto diciamo che dovrebbe andare sul Consiglio dei Ministri. I farmaci di fascia C senza ricetta sono già fuori dalla farmacia, come tutti i farmaci del banco. Detto con ricetta, infatti. Esatto, della ricetta medica fuori dalla farmacia. Sì. Siamo contrari, sì, perché è lo Stato, le farmacie sono una concessione dello Stato e quindi le norme che regolano l'attività di dispensazione del farmaco nel nostro paese non sono a protezione della farmacia, sono a protezione dei cittadini. Quindi portare i farmaci fuori nella grande distribuzione vuol dire dare alle multinazionali della grande distribuzione naturalmente il potere economico. Quindi qui non si sta parlando, la grande distribuzione forse è in crisi, ha bisogno di un ulteriore mercato. La forza della forza nostra è la forza invece dei cittadini, è la forza dei pazienti, è la forza delle persone che vogliono invece una farmacia vicino sotto casa. È chiaro che spostare i farmaci all'interno dei supermercati fa diminuire i punti vendita, no? Le farmacie in Italia sono 18.000, se ne stanno aprendo più di 3.000 durante quest'anno e quindi si stanno aumentando i punti vendita, quindi stanno aumentando il numero delle farmacie. Dobbiamo cercare di portare come sempre il farmaco sotto casa dei cittadini e quindi non desertificare il territorio, portare i farmaci all'interno dei supermercati, la ricetta medica all'interno dei supermercati vuol dire mandare ulteriormente in crisi le farmacie e quindi mettere a rischio la capillarità della rete. Gli anziani sarebbero, mi perdoni, sono gli anziani e i giovani, c'è stato veramente una grandissima presa di posizioni, tanto critiche da tutti, di tutte quelle persone della sanità, dai medici, agli infermieri, all'azienda del FA, all'AIFA, alle regioni e soprattutto ai giovani e agli anziani e naturalmente anche di tanti politici, quindi, che sono in questa battaglia nel lasciare comunque il farmaco a disposizione dei cittadini. Allora, del paese. Anna Rosa Racca, diciamo che la questione verrà dibattuta all'interno del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio, che è un'idea che nasce all'interno del Ministero dello Sviluppo Economico. La Lorenzin, per cui il Ministero della Salute, si è espressa per ora con un'opinione contraria, dicendo che teme che si aumenti l'abuso di farmaci, si aumenti la spesa farmaceutica, che si cerca ovviamente di tenere sotto controllo. Do il buongiorno anche a Davide Gullotta, Presidente della Federazione delle Farmacie. Voi siete favorevoli invece a questa idea? Beh, noi siamo favorevoli perché noi siamo farmacisti. Io sono un farmacista, iscritto all'ordine professionale, abilitato alla professione e resto allibito quando sento certe cose perché in parafarmacia, io nello specifico rappresento i farmacisti titolari di parafarmacia, in parafarmacia, ma anche in un corner della grande distribuzione, c'è sempre un farmacista che dispensa i farmaci, un farmacista che pochi giorni prima era dipendente di una farmacia o direttore o addirittura proprietario di una farmacia fino a poco tempo fa.
E quindi non vedo il rischio per la popolazione nel momento in cui c'è un farmacista dietro il bancone con la farmacia. Mi scusi, Cullotta, c'è, ma è obbligato ad esserci? C'è obbligatoriamente ad esserci, c'è un'obbligatorietà. Il farmacista deve stare presente durante tutto l'orario d'apertura della parafarmacia. Noi appunto siamo appunto farmacisti che, non potendo, essendoci un sistema di accesso alla professione in Italia che è basato sull'ereditarietà o sul censo, perché di fatto in Italia è l'unica professione che non è libera, è quella di farmacista, perché un farmacista non può accedere liberamente, una volta che si laurea, si abilita la professione, non può esercitare liberamente la propria professione, perché esiste da un lato la pianta organica, dall'altro lato l'ereditarietà di un titolo vinto per concorso statale. Quindi, cioè, a noi ci impedisce la professione. La liberalizzazione dei farmaci FSC sarebbe per noi una minima cosa che ci permetterebbe di fare il nostro lavoro in modo un po' più decoroso. Quante sono le parafarmacie aperte in Italia? Ad oggi circa 4.000, di cui diciamo che buona parte sono aperti da stessi titolari di farmacia, sì, che hanno visto il business o hanno voluto bloccare il territorio o fare operazioni come sono successe in Sicilia non tanto chiare. Ma ripeto, noi da farmacisti, tra l'altro non capisco neanche il rischio di abuso di farmaco, perché dovrebbe essere ben conosciuto da parte del ministro. Allora guardi, vi devo dire che abbiamo anche invitato l'AIFA a partecipare a questa trasmissione, non sono intervenuti perché evidentemente la questione è ancora di decisione politica, per cui tra i due ministeri, certo, come ho provato a spiegare, però ci hanno tenuto a dirci, ricordatevi, infatti hanno ragione, che anche voi della Radio Ne Parla vi siete occupati non molto tempo fa del rapporto OSMET, ovvero sia il rapporto sul consumo dei farmaci. Io voglio dare il buongiorno anche a Giacomo Milillo, segretario generale della Federazione dei Medici di Medicina Generale. Buongiorno. A suo avviso in Italia c'è un'istruzione sanitaria, farmaceutica, non so come chiamarla diversamente, sufficiente? Cioè gli italiani abusano di alcuni farmaci, questo ce l'ha detto anche recentemente il rapporto OSMET, in particolare psicofarmaci oppioidi, che è impressionante come dato, così come ancora si fa fatica a tenere sotto controllo la spesa farmaceutica. Voi di Medicina Generale come la vedete questa ulteriore liberalizzazione? Dunque, noi la vediamo negativamente perché gli italiani abusano di certi farmaci da un lato e dall'altro hanno una scarsa aderenza alle terapie, e sono due tendenze opposte che comunque rendono, costituiscono degli sprechi, cioè dei farmaci utilizzati in modo inappropriato. La sfida in Europa è quella più attuale, è quella dell'aderenza. Per avere l'aderenza ci vuole una continuità di rapporto. Per cui, fermo restando che l'erogazione della dispensazione deve essere di un farmacista, e questo lo impone la legge, noi crediamo e stiamo facendo sforzi enormi perché nel Servizio Sanitario Nazionale si crei addirittura un contatto, una collaborazione diretta fra la rete dei medici di medicina generale e quella dei farmacisti, proprio per dare una rete di protezione al cittadino sia rispetto agli abusi sia rispetto all'aderenza. Nei farmaci di fascia C con ricetta ci sono farmaci delicatissimi, psicofarmaci che sono soggetti sia ad abuso sia ad aderenza, a scarsa aderenza. Quindi metterla non tanto nelle parafarmacie ma nei corner dei supermercati vuol dire veramente dare un messaggio sbagliato sulla salute e sull'uso corretto dei farmaci, perché si riduce a merce che si raccoglie quando si va al supermercato e non da un professionista. Anche se c'è il farmacista, c'è una clientela diversa, una relazione diversa fra il singolo cittadino e il professionista del corner rispetto alla farmacia in cui c'è il professionista con cui normalmente si è abituati ad avere una relazione. Io la vedo molto negativamente questa decisione. Ed è infatti una delle voci negative di cui parlava Anna Rosa Racca. Come capiscono bene gli ascoltatori, il dibattito è molto acceso, se nasce acceso, da due ministeri. Charlotte Gainsbourg con Back, Heaven Can Wait, e poi torniamo qui con le vostre voci. 335 699 2949, SMS, WhatsApp.
tantissimi messaggi. In Inghilterra gli antibiotici non si possono comprare senza la prescrizione del medico, che li prescrive limitatamente al numero di pillole necessario. Paolo da Torino, buongiorno, prego. Buongiorno, buongiorno a voi. La sua considerazione, ecco, prego. Ecco, l'impressione che abbiamo noi, vedendo la situazione che si sta creando, è che queste liberalizzazioni, a partire da Bersani 2006 e via dicendo, non siano tanto tese a favorire il cittadino, ma l'impressione, e forse anche qualcosa di più di un'impressione, è che vogliono favorire la grande distribuzione, determinate cooperative e soprattutto le grandi multinazionali, che, attenzione, non hanno mai fatto l'interesse del cittadino o dei propri collaboratori. E in un campo come quello dei medicinali, andiamoci cauti a liberalizzare. Grazie Paolo. Roberto da Padova, buongiorno anche a lei. Sì, buongiorno. Prego. Io volevo solo dire una cosa. Voi sento sempre parlare di discorso di lasciare medicinali anche nuovi per la raccolta, sì, per dare ai bisognosi. Io mi trovo anche a volte di avere scatole nuove di medicina, a causa anche di mia moglie che è allergica, deve fare sempre prove di continuo, e farmacie che mi rivolgo e non accettano questi farmaci per dare ai bisognosi. Grazie, grazie Roberto. Ci aggiungo le considerazioni di un altro messaggio, di un altro ascoltatore via SMS. Ho un sacchetto pieno di medicine integre per un cambiamento di diagnosi, sono di Genova, dove le posso portare prima che scadano? Allora, Gradnik, intanto provi a rispondere lei a quest'ultimo messaggio che ho letto e anche a Roberto da Padova. È possibile che delle farmacie o delle parafarmacie non li accettino? Dove si può aiutarvi domani, banco farmaceutico? Guardi, il recuperare farmaci inutilizzati ma ancora validi è un problema molto complesso. Prima interlocutori più diciamo autorevoli di me ricordavano tutto quello che è il... Anche lei è autorevole. No, ma dal punto di vista scientifico, tutto la delicatezza del farmaco e dell'adesione alla terapia e del monitoraggio, per cui è una cosa complessa. Comunque noi stiamo sperimentando questa raccolta con tutte le precauzioni possibili in alcune città, cito Milano, cito Torino, cito Roma, dove farmacie pilota stanno cercando di sperimentare questo tipo di raccolta. È ovvio che se l'esito sarà positivo mi auguro che si possa espandere. Posso fare un commento, no, una sì, testimonianza, sì, sull'argomento che ovviamente dibattevate. Anche con lei, infatti, ho chiesto che poi l'avrei chiesto, però deve essere veloce, grazie. Io posso portare solo questa testimonianza. Sì. Guardi, durante la nostra giornata i farmacisti non solo mettono a disposizione la farmacia e la loro professionalità, ma anche rinunciano completamente al loro guadagno per devolverlo al banco. Questa più che una testimonianza, è una notizia. Anche le parafarmacie, Gradnik, vi aiutano in questo? Mi faccia completare. I nostri cugini del Banco Alimentare, sì, fanno fatica a farsi stornare un euro degli acquisti che i cittadini fanno di generi alimentari nei supermercati, sempre per donarli. Ho detto, questa allora, non è una testimonianza, è una notizia, però per dare un'informazione anche ai cittadini, anche nelle parafarmacie si può aiutare il banco farmaceutico domani? Guardi, in questo momento noi abbiamo 3.500 farmacie, sì, che aderiscono. Questo vuol dire che noi dobbiamo mobilitare quasi 10.000 volontari che devono essere sotto controllo e addestrati. Direi per cui prevalentemente nelle farmacie. Torniamo dopo il GR delle 11, immigrazione.